sferente e seducente agli occhi meravigliati dei turisti. È estate e la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva. Jeb Gambardella ha 65 anni e la sua persona sprigiona un fascino che il tempo non ha potuto scalfire. È un giornalista affermato che si muove tra cultura alta e mondanità in una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza. Signori e signore, questa sera per voi sul ring la grande bellezza! La grande bellezza regala allo spettatore un'esperienza visiva in cui rispecchiare la propria contemporaneità. Il regista fotografa in modo folgorante la decadenza di una società e del sistema che l'ha retta. Mentre le rovine di Roma resistono all'eternità, i personaggi del film si sfaldano inghiottiti in una spirale che loro stessi hanno contribuito a disegnare. Solo la città resiste e nelle sue atmosfere rarefatte, come nel placido scorrere del suo fiume, resta indifferente ai destini che la percorrono. Fotografata in modo sublime, fa da contraltare alle miserie umane. E che mi dici della fotografia dei flashback? Quelli in cui il film ripercorre episodi della giovinezza di Jeb. Con quelle dominanti di colore, sembra che da un momento all'altro compaia sullo schermo un flacone di profumo e relativa campagna pubblicitaria. Per non parlare della scena dell'incontro tra la Santa Centenaria e i fenicotteri. Un fumettone. Il film, che mette alla berlina il kitsch e il trash, si fa kitsch esso stesso. Il film sembra ripercorrere immaginari di felliniana memoria. Ed è sorprendente come molte scene riesca a farli propri. Segno della grande abilità del regista. L'incanto e il surrealismo di quelle atmosfere sono ancora più funzionali nella grande bellezza, perché raccontano, per contrappunto, l'evoluzione dei tempi trascorsi. Via Veneto non è più la culla della dolce vita, ma una strada come tante altre, anonima e silenziosa, con nightclub squallidi gestiti da padri e figlie. No, Fellini non si tocca. Il film, nel riferirsi a quella filmografia, è di una presunzione indigesta. E forse è segno che il cinema italiano, non riuscendo più a proporre elementi di novità, è ormai costretto a tornare goffamente indietro nel tempo. E comunque, non bastano certo le atmosfere sospese, il suono delle cicale e qualche suorina con vesti svolazzanti a riportare in vita Fellini. Per non parlare dei movimenti di macchina, di cui nella grande bellezza, come d'altronde in altri film di Sorrentino, si abusa in maniera aberrante e troppe poche volte giustificata. Dino Buzzati disse che 8 e mezzo era la masturbazione di un genio. Quella di Sorrentino è una masturbazione e stop! Gli attori, evidentemente diretti in maniera magistrale, non denudono. Nei loro ruoli di sconfitti e inetti o in quelli di squali feroci nascondono le ferite sotto abiti firmati, cercando nell'alcol e nei volumi assordanti l'analgesico al loro fallimento. Tony Servillo è grandioso, ma a brillare sono anche i comprimari, tra cui Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Roberto Erlizca e Sabrina Ferilli, la cui interpretazione infonde alle sequenze in cui appare vera poesia. E ci credo. La Ferilli fa la coatta, e se c'è da far la coatta lei è la numero uno. Tony Servillo sarà pure magistrale, ma solo nel registro che gli appartiene, che è quello che mostra in gran parte dei film che interpreta e a cui ormai ci ha sin troppo abituati, quindi niente di nuovo. E per quanto riguarda il personaggio di Galatea Ranzi, non è altro che la fotocopia sin troppo evidente dei tuttologi, opinionisti o radical chic che popolano la TV, come certe mogli di politici proclamatesi intellettuali per autoacclamazione.